Ben ritrovati amici ed amiche di Weekend Dance. Lo spettacolo comincia dalla città di Sanremo, la città dei fiori, per la 63esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Weekend Dance nei grandi eventi è presente ed è anche partner di Casa Sanremo al Palafiori 2013. Guardate il servizio Sanremo 2013 e Weekend Dance. Apri un istante e ti farò vedere io, che nasce sempre il sole dove cerco io, per tutti i poveretti che hanno perso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio per chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Santa Teresa edizione, l'effetto strano di questo festival è un po' diverso, molto per i giovani. Io spero che si vengano valorizzati i giovani perché meritano di calcare questo parco e di avere questa esposizione, soprattutto per loro. Le due canzoni in gara e poi sceglierne una, secondo te è un criterio giusto per la sì, musica? Sì, è una cosa che si è fatto, diciamo, si ritorna un po' a quello che è un status che dà importanza alla canzone piuttosto che poi all'artista, insomma, quindi è un modo per fare tornare un po' la tradizione. Com'è cambiato questo festival secondo Max Gazzè? È cambiato come cambia tutto, e quindi cambiano le persone, cambiano gli eventi, cambiano le condizioni esterne, ma Sanremo per fortuna cerca sempre di adeguarsi ai tempi e di mantenere la sua eccezionalità anche con queste nuove regole. Ciao Checco, come stai? Bene, grazie. L'emozione di Sanremo quest'anno? Fantastica. Bellissima, siamo divertitissimi, contentissimi di essere qui, sia io che Peter. Insomma, un Sanremo molto giovane in questa edizione, la 63esima edizione. Sì, giovane e fresco. Poi c'è l'imbarazzo, proporre due canzoni e sceglierne soltanto una. Eh sì, ti dispiace un po' lasciarne una così nel limbo, ma poi ogni canzone fa la sua strada, ogni canzone avrà il suo percorso autonomo. A parte la tua, qual è stata la canzone che ti è piaciuta di più? Quella di Elio. C'è sempre l'emozione calcare un palco importante come il Festival di Sanremo dell'Ariston. Sì, più che emozione il terrore. Progetti futuri, a parte questo festival, cosa c'è un po' in pentola per te? A maggio parto per il tour, farò diverse date in giro per tutta Italia e poi torno in Asia a fine anno per promuovere il mio disco anche lì. La felicità. Senza di te il sole splende, guarda e ride, ride di me. Marco, benvenuto a Sanremo, come stai? Bene. Hai visto che tifo là fuori da stadio, Marco. Benissimo. Beh, sono emozionato? Sono una cosa essenziale loro, sono il 50% del nostro lavoro. Un giudizio su questo festival? Libero. Bellissimo. Chi lo vince e chi se lo merita. Marco Mengoni! L'applauso dell'Ariston, chiamiamo Marco Mengoni. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro e da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Il cappello è per portafortuna questa sera. Un cappello è per coprire i capelli sporchi. L'hai detto prima, è una battuta, i capelli sono sempre belli. Senti, emozionato? Sì. È sempre una parata importante, Sanremo, anche no, se... Assolutamente sì, però adesso è un po'... non so, a me questo Sanremo mi ha reso più tranquillo, sto più comodo. Se salgo sul palco è come se fossi in pigiama. Un grande veterano, dai. Dopo Sanremo cosa accadrà per te? Tour? A marzo esce il disco perché noi usciamo un po' più tardi e poi a maggio ci inizieremo il tour. Sarai anche a Napoli? Assolutamente sì. Se siamo beccati al Palapartenopo, a Napoli. No, assolutamente a Napoli. Cioè. Salute ai napoletani e Weekend Dance che ti guardano. Niente di meno, Napoli. Weekend Dance. Weekend Dance. Ciao. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di...
Ciao Rocco, buonasera, benvenuto, come stai? Ciao, bene. Festival ti è piaciuto? Molto, ottima bellissimo. Veste come cantante, sei fantastico. Forse meglio come cantante che come attore. Ci saluti Weekend Dance. Ciao, ciao ragazzi. Weekend Dance. Weekend Dance, Weekend Dance. Bocca al lupo. Chi vince Sanremo? Pretese, ragazzi, Elio. Se dovessi fare un film su Sanremo erotico, il titolo? Rocco fa l'amore a Sanremo. Il porno ciao. Aristo. Ciao. Dalla terra dei cachi ad ora che cosa è cambiato questo festival? È cambiato? È peggiorato. Perché secondo Elio la storia di te è peggiorato? È peggiorato perché si va sempre peggio. Per questo motivo è peggiorato. Perché voi portate sempre delle novità, portate sempre allegria. Sì, noi cerchiamo di portare sempre delle novità originali. E meno male che le portate. E meno male che le portiamo, ma per arrivare primi al festival non bisogna portare delle novità originali, bisogna portare delle rotture di coglioni, perché altrimenti se non ci sono quelle il festival non funziona. Ma meglio portare delle novità originali e arrivare ottavi. Ascolta, sui giovani cosa vogliamo dire? Quest'anno non saremo abbastanza giovani? Sui giovani vogliamo dire questo, che praticamente non li ho sentiti perché ero al ristorante. Ecco, e chi vincerà il festival? Chi vincerà il festival? Mengoni. L'altra volta mi hai detto che forse lo vincevi tu perché è una canzone bella. Io non ho mai detto questo, io ho detto che noi arriviamo quarti. Quarti. Senti. Noi probabilmente arriveremo quarti. Senti, sulla conduzione, su Fabio e la Tizzetto. Sono bravi. Ti lascio andare adesso, grazie. Lasciami andare a letto, grazie. Ciao. Vuoi cambiare l'ottava? Vuoi cantare all'ottava bassa? E vuoi far finta che sia? Come sto vestito? Cazzo, ma che cos'è? Ignifugo? Se capita un incendio, non tu sei l'unico che non prendi fuoco. Questo è Impero Chiusura, il top della classe dell'eleganza. Ho capito, ma cioè, ne ho scelto te per indossare, cioè non ce ne stava uno migliore. Perché mi sta male questo vestito? Sai benissimo, ne sei uscito a un battesimo. Casa Sanremo 2013, a parte le canzoni che sono importanti, ma sono importanti anche altri avvenimenti. Quest'anno Impero Couture è sponsor ufficiale di Casa Sanremo, nella persona dello stilista Luigi Auletta. Come stai? Benissimo, tu? Io benissimo. Come elegantissimo. Infatti ho visto il tuo look estremamente elegante, quasi un po' di Impero. È Impero Couture, molto bello. E oggi è stata una serata speciale perché sono arrivati due testimonial di questo grande marchio tutto italiano che è appunto Impero Couture. Sono arrivati proprio loro, presentali tu. Sì, oggi abbiamo avuto Ron Moss e Catherine Kelly Lang, quindi i Divi di Beautiful, firma storica di una soap che in Italia ormai sono 25 anni, che ha consolidato un successo enorme. È stato un evento veramente molto bello oggi, io sinceramente non mi aspettavo un successo di questa identità, di questa forza, vedere Casa Sanremo che è nato veramente un calore, un abbraccio da parte di tutti. Si sono stretti tutti attorno a queste due celebrity, acclamandole come se in effetti fossero loro le persone che cercavano. E infatti oggi ho detto chissà, forse diamo quasi un qualche piccolo problema al Festival di Sanremo avendo delle celebrity di questo spessore. E quindi naturalmente qui a Sanremo per testimoniare anche l'affetto che hanno nei tuoi riguardi, perché poi sì, sono testimonial, però si crea sempre quel rapporto che va oltre al rapporto commerciale, a quello di lavoro. Sì, in effetti io con loro, come tu ben sai, è stato realizzato un bellissimo lavoro a Capri quest'estate con il nuovo spot proprio su Rai 1 nella fiction interpretata da Beppe Fiorello in onore un nome storico di quello che è la musica italiana. Infatti noi a Sanremo abbiamo unito, come tu ben sai, la moda alla musica e quindi abbiamo suggellato anche nella comunicazione la moda e la musica. E questo è un gioiello per noi maschietti, infatti il colore è rigorosamente blu elettrico. Lo vogliamo aprire, Luigi? Come no, sveleremo questa nuovissima sorpresa che è il Blu Notte, un'essenza di nuova generazione, quindi arriva in Maison Impero, nella grande famiglia Impero Couture,
anche il profumo. Qui parliamo di un progetto abbastanza bizzarro, perché Blu Notte è un profumo che si addice sia a lui che a lei. Profumo maschile va bene, ma anche quello femminile è molto importante. Sì, quello da donna addirittura nasce con un kit addirittura completo, quindi crema per il corpo, bagno schiuma e profumo. Se lo vogliamo presentare magari... Io credo che noi non siamo le persone adatte per presentare un profumo femminile, ma... Forse è meglio che lo presenta lei. Ma è meglio che scoprite voi tra qualche attimo di chi stiamo parlando, naturalmente di una bellissima modella e di un profumo tutto al femminile, guardate. Mi piace se diventi killer, sai cos'è da dire, dille. Mi piace, anzi mi esalta, la personalità tua alfa. Dici che ogni certezza ci uccide, che l'uomo vive attraverso le sfide. Dici che sai che ti porterò i guai, con la faccia da brava e il cuore per strada mi fai. Paghi tu per tutto e poi vai via. Senza noi non siete. Ma questa è un'opera d'arte. Questo non è un profumo, è un'opera d'arte. Bisogna aprirlo adesso. Vado. L'eleganza nella confezione è bellissima. È unica, non l'ho mai vista. Apriamo. Nina Morici in esclusiva, il suo regalo, Impero Couture Parfum. Posso? Devi. Sensualità. È rimasta basita, eh? Guarda, è un profumo di una sensualità esagerata, è degno della sua persona. È la sensualità giusta? Non ho parole. Tante persone, tutte curiose per i loro beniamini, perché comunque la Soap Beautiful da tantissimi anni è sempre un punto di riferimento per tutte le donne italiane e non solo, ma dopo la conferenza stampa c'è stata anche una sfilata e complimenti perché l'hai organizzata in modo impeccabile. Sì, stasera abbiamo visto delle bellissime creatività, quindi per Sanremo sono state scelte un po' anche delle silhouette del nuovo concept Impero, quindi vestire la donna per me è sempre un obiettivo importante. Credo che stasera abbiamo dato un grosso saggio di quello che può essere veramente l'Haute Couture Italia, quindi noi faremo oggi, domani e sempre il massimo perché la donna rimanga unica e sempre e sola icona di seduzione. Beh, insomma, l'icona di seduzione per la donna, perché per te ormai è acclarato, ma lo sarà anche per i tantissimi uomini che guardano queste immagini, perché modelle belle, impreziosite ancora di più dai tuoi capi. Sì, per noi la donna, come ripetevo prima, è fondamentale portarla sempre al punto dove lei merita di stare, praticamente all'eccellenza. La donna gode oggi di una grande femminilità, cosa che per un periodo si era persa. Per fortuna per noi giovani stilisti italiani, riportare alla luce questo nuovo design con colori, cromie e grande stile, la donna riscopre di essere di nuovo femmina. I keep hope.